Bassi equivalgono a più crescita. È falso, è una cosa da apprendisti stregoni. Basta guardare, signora Presidente, ho concluso, il tasso di occupazione reale, 56,7%, peggio del nostro paese solo la Croazia e la Grecia. E con i numeri che riguardano il Concluda. Mezzogiorno e le donne, siamo in diretta competizione con lo Zimbabwe e la Sierra Leone. Allora, signor Presidente, guardiamo in faccia la realtà, usciamo dalla propaganda dei talk show e proviamo a risolvere questo Grazie. problema. Grazie. Allora, siamo alla prossima interrogazione. La 3 2232 del deputato Galati concernente intendimenti del governo in ordine ad iniziative volte alla crescita del Mezzogiorno con particolare riferimento alla costituzione di un polo strategico permanente di ricerca scientifica per la cultura mediterranea. Il deputato Giuseppe Galati ha facoltà di illustrare la sua interrogazione in 1 minuto. Prego. Grazie Presidente. Signor Presidente del Consiglio, lei ha siglato pochi giorni fa in Calabria due importanti documenti, il patto per la Calabria e il patto per la città metropolitana di Reggio Calabria, atti di indirizzo molto attesi che rientrano in una logica di rilancio del Mezzogiorno che finalmente entra col giusto peso nell'agenda di governo. Però è necessario rimarcare per il rilancio del Mezzogiorno l'importanza che deve rivestire la ricerca scientifica. C'è già un progetto importante del MIUR rivolto al potenziamento dei distretti e dei laboratori, soprattutto nei settori strategici dell'agri-food, della salute dell'uomo, delle biotecnologie, ma si registrano ritardi e criticità. Presidente, noi le chiediamo se lei ritiene importante favorire la costituzione di un polo strategico permanente di ricerca scientifica per la cultura mediterranea, anche rispetto alle recenti dotazioni approvate dal CIPE e soprattutto se ritiene il consolidamento di questi progetti in questi settori dell'agroalimentare e biotecnologie che riteniamo strategici per il rilancio e l'innovazione dell'economia del Mezzogiorno. Grazie, deputato Galati. Prego, presidente Renzi. Signora Presidente, onorevoli deputati, onorevole interrogante. Ovviamente sì, la risposta è la nostra disponibilità totale, anche se mi permetterà l'onorevole di sottolineare, onorevole Galati, di sottolineare un punto. Noi non siamo convintissimi, franchezza per franchezza, credo che sia giusto che lo diciamo, che i distretti e i laboratori ad alta tecnologia a cui lei nella interrogazione fa riferimento, che sono programmi strutturali del passato, abbiano funzionato perché la precedente programmazione, europea ha avuto, a nostro giudizio, un eccesso di frammentazione.